Salve a tutti! Oggi vediamo come realizzare una shaker card perfetta per la festa del papà. Ho creato la forma della cravatta utilizzando la Silhouette Cameo. Potete scaricare il file della cravatta gratuitamente sul mio sito. Trovate il link nell'info box. Per il resto della card invece utilizzeremo i timbri e le fustelle della coppia creativa, ed esattamente la scritta speciale appartenente a questo set, il timbro una persona appartenente a questo set timbri, ed infine quest'altra fustella, quindi questo bordino di parentesi con cucitura appartenente a questo set di tre bordi. Per realizzare la shaker card utilizzeremo il photo fuse della Wire Memory Keepers, ovvero questo. Trovate tantissimi link su questo strumento e sulle shaker card. Utilizzeremo ancora del nastro biadesivo, sia sottile sia spessorato, una bustina. Il materiale è pronto? Cominciamo! Prendiamo un cartoncino che misura 12 x 32 cm e lo pieghiamo a metà. Prendiamo un secondo cartoncino che misura 14,5 x 10,5 cm e andiamo a tagliare la nostra cravatta. Se avete la Silhouette Cameo potete utilizzare il file che potete scaricare gratuitamente nel sito, come vi dicevo. Tagliamo il file e non andiamo a buttare però la cravatta, che ci servirà da guida con il photo fuse. Prendiamo poi la fustellina bordi della coppia creativa, andiamo a creare due bordini che andremo a inserire in questo punto, il timbro della coppia creativa che andrà applicato qui e una fustellata della scritta speciale che andremo ad applicare poi nella parte superiore. Io in questo caso ho utilizzato della gomma crepla glitter già adesiva. Per rendere unica questa card andiamo a creare subito la shaker interna. In questo caso ci servirà il negativo della cravatta, quindi il negativo del taglio che abbiamo fatto. Lo posizioniamo sulla plastica e andiamo a sigillare tutti i bordi tranne la parte superiore. Dopo aver sigillato, andiamo a riempire con le varie paillette. Dopo aver riempito con le paillette, facciamo due sigilli, uno nella parte in questa parte, così da dividere il nodo dal resto della cravatta, che comunque verrà coperto dal timbro, e uno nella parte superiore. La shaker è pronta, assembliamo il tutto. E la shaker card per la festa del papà è pronta. Spero vi sia di ispirazione e auguri a tutti i papà, soprattutto al mio che è veramente speciale. A presto, ciao ciao!